Amici di WeTech, oggi vi parliamo del nuovo braccialetto smart di Xiaomi, il Mi Band 2, un fitness tracker con un display OLED, sensore per i battiti cardiaci e supporto per le notifiche delle principali app social. Questa nuova versione del Mi Band, Xiaomi ha creato a parer mio il miglior braccialetto fitness di fascia economica. Rispetto alla precedente versione del Mi Band 1S, troviamo l'inserimento di un display OLED da 0,42 pollici, l'utilizzo di un braccialetto più solido e di una batteria più potente. Nella confezione troviamo il piccolo Mi Band 2 di soli 7 grammi, il braccialetto in silicone adatto a tutti i tipi di polsi, il cavetto per la ricarica ed il manuale d'uso disponibile solamente in lingua cinese. Come detto prima, a differenza delle precedenti versioni, in questa viene finalmente introdotto un display OLED affiancato al piccolo tastino a sfioramento per la visualizzazione di alcune informazioni come orario, passi, chilometri percorsi, calorie bruciate e frequenza cardiaca. Inoltre è anche possibile ricevere alcune notifiche di altre applicazioni direttamente sul display, ma visualizzando solo il tipo di notifica e non il messaggio. Il braccialetto arriva completamente scarico, ma dopo una ricarica di 1 ora e 45 minuti lo troveremo carico al 100%. Il collegamento all'app ufficiale Mi Fit, disponibile per Android e iOS, è abbastanza semplice e intuitivo. Una volta configurato e associato all'account Xiaomi, avremo sulla schermata principale i passi compiuti, e quindi i relativi chilometri e calorie consumate. Scorrendo in basso, abbiamo poi le ore di sonno leggero e pesante dell'ultima nottata, e la sezione con tutte le misurazioni effettuate dei battiti cardiaci. È possibile avviare una sessione di corsa con il controllo in tempo reale dei chilometri percorsi, del tempo e dei battiti cardiaci. In basso troviamo la sezione Play, dove si potranno modificare le app da cui ricevere notifiche, le sveglie e gli avvisi di inattività. Infine, nella sezione del profilo possiamo gestire i dispositivi associati all'account e anche effettuare alcuni settaggi come modificare cosa visualizzare sul display, scegliere se visualizzare le info con il movimento del polso e altre piccole funzionalità. Anche su questo Mi Band troviamo la certificazione IP67 per la resistenza alla polvere e all'immersione temporanea in acqua. La durata della batteria dipende da tanti fattori come Bluetooth, vibrazione, uso del display e del sensore per la misurazione della frequenza cardiaca. Personalmente, utilizzandolo con le notifiche delle app e con qualche misurazione dei battiti cardiaci, ha avuto una durata di circa 14 giorni, mentre senza attivare le notifiche, quindi collegandolo raramente allo smartphone per sincronizzarlo, ha superato i 20 giorni. Che dire, questo Mi Band 2 mi è veramente sembrato il miglior fitness tracker per la durata della batteria, per la precisione di passi e frequenza cardiaca e per il piccolo display che lo rende, oltre ad un fitness tracker, anche un vero e proprio orologio smart. Potete acquistare il nuovo Xiaomi Mi Band 2 sullo shop di tomtop.com tramite il link che troverete nell'articolo su WeTech.it.